Leonard Mazzone, buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ed eccoci qua per raccontare, seppure nella brevità della nostra conversazione, questo saggio che si compone di circa 350 pagine. 350 pagine che attraversano una sola parola, ipocrisia. Perché il titolo di questo saggio, appunto, è Ipocrisia, storia e critica del più socievole dei vizi, la casa editrice Ortotes. E adesso noi andiamo a scoprire in che modo l'ipocrisia pervade questo aspetto della nostra vita e della vita delle istituzioni, anche perché questa parola attraversa diversi ambienti a più livelli. Leonard Mazzone è assegnista di ricerca in filosofia sociale e politica all'Università Milano Bicocca, dove lavora a un progetto sulle politiche della paura e sulla costruzione di dispositivi urbani di sicurezza. Come lavorare sulle politiche della paura, Leonard Mazzone? Diciamo, viviamo un tempo, un'epoca storica in cui le paure, e uso il plurale non a caso, sono uno dei carburanti emotivi più usati e abusati nel costruire ovviamente l'oggetto della mia ricerca, cioè le politiche di sicurezza urbana, ma non soltanto. Uso questa parola plurale perché spesso mi rendo conto di quanto ci sia un diffusissimo tasso di analfabetismo emotivo, ma non soltanto fuori dai dipartimenti accademici, anche all'interno, vista la scarsa dimestichezza con cui la filosofia, fatte salve alcune eccezioni straordinarie, si è approssimata al tema delle passioni. Spesso appunto confondiamo la paura che è motivata da una minaccia incombente, riconosciuta da tutti e tutte, o quasi, pensiamo ad esempio all'attuale pandemia, con l'angoscia che per definizione è paura del nulla e si basa sull'assenza di una minaccia reale e imminente. Spesso è il panico a essere associato alla paura, ma sono due emozioni, due come dire, sfondi emotivi anch'essi molto, molto diversi, perché il panico è per definizione una emozione che isola gli uni dagli altri. Gli altri non potranno mai diventare alleati di fuga, di allontanamento comune dalla minaccia comune che incombe, ma saranno sempre soltanto percepiti come un ostacolo al nostro benessere, alla nostra sopravvivenza, mentre invece la paura è esattamente un'emozione capace di produrre istituzioni, addirittura, come sapeva bene Thomas Hobbes, che è il grande artefice della teoria della politica moderna. A proposito di Hobbes, proprio Hobbes Sì. diceva che sua madre ha messo al mondo due gemelli. Lui stesso è la paura. Ecco, in questa frase, che può anche far sorridere, però attraversa veramente la nostra vita. Assolutamente, attraversa direi tutta la modernità e direi che diciamo, dovrebbe forse attraversare con maggiore, uso ovviamente il condizionale non a caso, dovrebbe attraversare con maggiore frequenza anche l'attualità, proprio perché spesso siamo più succubi di angosce indeterminate, di un diffuso senso di panico. E non sappiamo riconoscere i pericoli reali, ci affezioniamo molto di più a presunti nemici invisibili e soprattutto immaginari, perché non dimentichiamo che ci possono essere nemici invisibili ma molto reali, come ad esempio un virus, Proprio per esempio. ieri noi abbiamo conversato insieme col filosofo Marco Filoni a proposito della paura, e la paura è un elemento che noi non dobbiamo scacciare subito, perché la paura, noi dobbiamo convivere con la paura, perché la paura in ogni modo è qualcosa che è in ogni modo presente. Se allontaniamo la paura, forse rinunciamo anche a una fetta di libertà, Leonard Mazzone. Certo,
Sì, ma poi soprattutto rinunciamo a una dei sentimenti, delle emozioni che sono più a stretto contatto con la nostra vitalità. Cioè, non mai dimenticare che la paura, se sappiamo riconoscerla e quindi distinguerla dalle angosce, dal panico e da altri falsi sinonimi, ci restituisce come dire, il nostro attaccamento alla vita, sostanzialmente. E quindi è assolutamente uno di quei sentimenti da valorizzare, da riconoscere, da distinguere rispetto ad altri sentimenti fobici, li chiamo così, che invece spesso vengono strumentalizzati politicamente per costruire dispositivi urbani di sicurezza oppure per non riconoscere i responsabili di determinate ingiustizie, di determinate condizioni di violenza e di dominio, che è un tema tipico invece del testo sull'ipocrisia a Qui infatti cui la lei faceva paura, il cenno. termine paura non è al di fuori del testo che stiamo per analizzare, cioè l'ipocrisia, perché l'ipocrisia ha anche una relazione con la paura e sono anche molto legate. Però Leon Armazzone, io vorrei partire entrando proprio nella parola ipocrisia, e entrare qui mi piace utilizzare questo verbo perché l'immagine di copertina, se la si guarda, non si può non entrare dentro l'immagine. Ed è uno straordinario artista, mi pare americano, Alex Ekman-Lone, un artista che gioca molto sul collage. Ce la vuole raccontare questa immagine? Sì, diciamo, in questo caso non voglio intestarmi meriti che non sono miei, Ma se l'ha perché scelta lei, appunto, complimenti. diciamo, ovviamente l'editore quando l'ha scovata, ha chiesto il mio parere e a me ha subito impressionato per la sua capacità di catapultare, diciamo, lo spettatore, eventualmente il futuro lettore del libro dentro la complessità del testo, perché si scorge all'interno di una figura marmorea diversi strati di carne, e al di sotto di questi strati di carne si intravede un volto non al completo, ma soltanto con una sagoma del viso. Ovviamente il rimando al tema che è oggetto del saggio è molto esplicito. Il merito diciamo, di aver scovato questa immagine va dato a Diego Giordano, che è responsabile della casa editrice Ortotus, che ha voluto nuovamente ospitare uno studio a cui ho dedicato sostanzialmente gli ultimi 10 anni della mia vita insieme ad altri temi. È un tema, quello dell'ipocrisia, che ho scoperto occupandomi di Elia Scanetti, e che poi ho voluto affrontare e indagare autonomamente in questo saggio, con una certa intensità duratura soprattutto negli ultimi anni. Ed è stato, come rivela l'immagine in copertina, un viaggio sorprendente per il sottoscritto. Vige spesso un falso mito tra coloro che magari ascoltano la viva voce di chi dedica la propria vita alla ricerca scientifica, e cioè il mito secondo cui in fondo noi sappiamo che cosa troveremo mentre ci inoltriamo all'interno di una ricerca. È Invece un po' la una cosa bellezza, ipocrita questa, eh? Per sì, certi aspetti. in parte sì, in parte può essere anche figlia di una credenza genuina, un po' naif, diciamo, un po' ingenua. Fatto sta che soprattutto la storia del concetto ha riservato tantissime sorprese, perché se noi andiamo alle origini della parola, quindi risaliamo a Omero, a Erodoto, scopriamo che questa parola nel greco antico significava l'esatto contrario di quello che significa oggi, cioè il verbo greco upokrinomai nella diatesi medio-passiva significava rispondere a una domanda che aveva come oggetto un evento enigmatico, un sogno, un oracolo, un evento futuro. E Ed è da qui forse che rispondere. nasce la simulazione. La simulazione entra in gioco più tardi,
entra in gioco più tardi perché nelle sue prime ricorrenze il verbo serve proprio a scoprire qualcosa, non a mascherare, a simulare o a coprire qualcosa di enigmatico. Serve a svelare anziché a velare qualcosa. E diciamo il cortocircuito si viene a creare quando questo verbo viene utilizzato anche soprattutto il sostantivo per gli attori che recitano teatro. E secondo alcuni interpreti, gli attori che andavano in scena erano upocritai, così venivano chiamati, in senso proprio tecnico, cioè il termine che in greco antico si aveva per designare l'attore teatrale era upocrites. L'upocrites era l'attore teatrale, non era il simulatore, l'ipocrita che conosciamo noi oggi. E secondo alcuni interpreti questa derivazione è dovuta al fatto che la persona, in origine l'autore delle tragedie, che andava sulla scena, non doveva fare altro che rispondere alle domande del coro, che, ricordiamolo, nelle più antiche tragedie greche era il grande protagonista collettivo. Gli attori sono individuali, sono subentrati soltanto più tardi, e la storia della tragedia greca antica è la storia anche di un numero crescente di attori che vanno in scena. Il vero discrimine subentra quando Aristotele e Demostene usano in senso figurato la parola ipocrisia e usano in senso figurato il termine tecnico ipocrites per riferirlo non più agli attori teatrali ma agli attori politici che simulano di avere qualità che poi nei fatti non dimostrano di possedere. Ecco, se dobbiamo raccontare in estrema sintesi la storia di questo concetto, possiamo arrivare a dire che la storia dell'ipocrisia è la storia di una metafora, quella utilizzata per l'appunto da Aristotele e Demostene, che poi è diventata letterale, fino a farci dimenticare di qual era l'origine letterale della parola, cioè per l'appunto rispondere a domande aventi come oggetto questioni enigmatiche o l'interpretare un tema epico a teatro come facevano per l'appunto gli attori del teatro greco antico. E qui la storia di una parola che poi si trasforma in parte nel suo significato, nella sua realtà, come tante altre parole. Leonardo Mazzone ci ha portato dalla tragedia greca fino avanti nel tempo, e oggi invece la parola ipocrisia, ma tornando ancora indietro nel tempo, la parola ipocrisia per esempio nella Bibbia ha sicuramente un posto importante, nella stessa Divina Commedia, visto che quest'anno anno dantesco, ecco, qual è la differenza dell'ipocrisia dal suo punto di vista per quello che riguarda l'aspetto biblico, per poi arrivare all'aspetto che ho appena citato della Divina Commedia? Certo, ma insomma è una domanda che, a cui tenterò di rispondere anche in questo caso in maniera molto succinta, anche se è una domanda che richiederebbe molto più tempo a disposizione. Però tagliando corto, col cristianesimo possiamo dire che inizia quel vero e proprio processo di demonizzazione della parola che fino a quel momento era invece risultato assolutamente secondario. Non che ovviamente gli usi polemici della parola non fossero presenti anche prima. Nel testo cerco di rendere conto di queste ricorrenze, però è con il cristianesimo che effettivamente il termine ipocrisia, che viene utilizzato peraltro per tradurre la parola ebraica anef, che significava solo ed esclusivamente aveva a che fare solo ed esclusivamente con qualcosa di empio, quindi con qualcosa che si allontanava da Dio, con una trasgressione nei confronti dei comandamenti divini. Ecco, quando i Settuaginta vengono tradotti in greco, si usa proprio la parola greca ipocrisia per tradurre anef, ed è ovvio che da quel momento in avanti, soprattutto nell'Antico Testamento, la parola viene associata a un atto empio, a un atto di ibris nei confronti di Dio. Le cose in parte cambiano, o meglio, acquistano nuovi strati semantici nel Nuovo Testamento, quando
ovviamente la figura di Gesù Cristo incarna non soltanto una prossimità inedita nei confronti di Dio, ma incarna un modello di autorevolezza esemplare tale per cui a essere ipocriti non sono soltanto coloro che si allontanano da Dio, no, sono coloro che fingono di essere più prossimi a Dio pur allontanandosene nei fatti. E attenzione, per il modello cristiano, virtù cristiana, diciamo così, evitare l'ipocrisia significa non soltanto dimostrarsi all'altezza della propria fede predicata, praticare la fede, ma significa anche non rivendicare la propria coerenza nei confronti della fede predicata e praticata. In qualche modo il modello di autorevolezza della fede cristiana ha fortemente a che fare con la capacità di praticare di nascosto la fede. Quindi troviamo qui una sorta di simbiosi dell'invito stoico a vivere nascosti, ma a vivere nascosti la propria fede, proprio per evitare di palesare in pubblico la propria coerenza e quindi renderla strumentale a dei fini che sono terreni, quindi strumentalizzare in realtà la fede praticata per scopi che nei fatti allontanano nuovamente da Dio. Ovviamente poi questa storia della demonizzazione cristiana dell'ipocrisia trova il suo punto massimo nella Divina Commedia, dove gli ipocriti vengono proprio raffigurati in uno dei cerchi dell'inferno figure che massimamente si allontanano dal bene proprio perché fingono di compiere nel momento in cui in realtà sono alleati del male. E queste fasi che ho appena enunciato, che ovviamente nel testo tento di dipanare nei dettagli, non fanno in realtà poi che anticipare una nuova inversione di tendenza nella modernità, dove invece l'ipocrisia diventa oggetto di quello che ho chiamato un processo di neutralizzazione, cioè l'ipocrisia non fa problema in alcune sfere dell'attività umana che si emancipano dalla virtù cristiana, dalla religione. Pensiamo ovviamente alla politica, e il riferimento va ovviamente a Machiavelli, al suo riuscito tentativo di neutralizzare la politica dall'etica cristiana, di emancipare la politica dall'etica cristiana, non necessariamente di emanciparla da qualsiasi etica, attenzione, ma se non altro di emanciparla dall'etica cristiana, e va ovviamente anche all'economia politica moderna. Mandeville è uno dei primi autori nella modernità a valorizzare l'ipocrisia per i frutti, gli esiti assolutamente da valorizzare che ci restituisce a livello sociale. Fortunatamente, ci dice Mandeville, siamo ipocriti, nel senso che non ammettiamo i vizi ufficialmente, quando in realtà sono proprio i vizi, la lussuria a generare quel benessere di cui poi tutti quanti noi possiamo godere. Ovviamente questi due autori che ho citato e questi esempi che ho appena menzionato non devono valere come degli assoluti, perché la modernità è del resto attraversata da voci, da controcanto che continuano a mettere a fuoco i pericoli nascosti dell'ipocrisia. E nella seconda parte, nella parte conclusiva del libro, tento proprio di fare luce sui pericoli di una particolare forma di ipocrisia che ho chiamato ipocrisia democratica, di cui dovremmo iniziare in qualche modo a preoccuparci, a circoscrivere il perimetro per fare attenzione al modo in cui certe politiche vengono difese, legittimate prima di essere messe in campo. L'ipocrisia, in ogni modo, lei scrive che può essere assunta veramente come una categoria prismatica, no? E quindi
la sua scomposizione nell'unità semantica si trova in una pluralità enorme di accezioni, come sembra di capire da quanto Leonard Mazzone ci espone finora. Però io vorrei arrivare, Leonard Mazzone, al sottotitolo del libro, perché il sottotitolo del libro contiene una parola importante: storia critica del più socievole dei vizi. Ora, se esiste l'ipocrisia è perché esiste un modo socievole di crearla. Già abbiamo compreso come è nata anticamente, oggi, lei faceva riferimento poco fa all'ipocrisia democratica, su cui ci soffermeremo al termine della conversazione, però il fatto di questo sottotitolo credo che sia da sottolineare. Sì, assolutamente, diciamo, un sottotitolo che vuole essere da una parte forse un po' provocatorio rispetto alla convinzione diffusa e, come dire, inopinabile, secondo cui l'ipocrisia è una categoria polemica, cioè a pronunciarla sono i critici degli ipocriti, non sono gli ipocriti stessi, ovviamente. E però voleva anche essere un sottotitolo accattivante, perché in effetti, se noi andiamo a rileggere con attenzione la storia del concetto e quindi le ricorrenze di questo concetto nei grandi autori che l'hanno affrontato, il riferimento in questo caso va in primis a Kant, ebbene sono proprio quegli autori che hanno maggiormente problematizzato il concetto di ipocrisia ad aver detto anche qualcosa di molto interessante, cioè attenzione a essere critici nei confronti di qualsiasi manifestazione dell'ipocrisia. Pensiamo ad esempio a una persona che non abbia filtri, che non usi filtri nelle relazioni che ha con le persone che lo circondano. Pensiamo ad esempio all'Alceste, al protagonista del Misantropo di Molière, che letteralmente è un misantropo proprio perché non ha filtri, cioè dice tutto quello che gli passa per la testa, per il semplice fatto che è convinto di avere ragione. Qual è l'effetto di una senza assoluta di ipocrisia? È, per l'appunto, ciò dice il titolo della celebre commedia di Molière, la misantropia. Ed è contro questo rischio che, ad esempio, Immanuel Kant metteva in guardia quando, per l'appunto, in diversi suoi scritti aveva indagato il fenomeno del silenzio caparbio delle persone che se ne stanno in disparte. La reticenza, la riservatezza, sono tutte presunte qualità che in realtà generano sospetto nelle persone che circondano coloro che stanno sistematicamente zitti di fronte a chi parla, coloro che non tolgono mai l'armatura, non mostrano mai componenti di se stesse, coloro che custodiscono in maniera ferrea ogni dialogo a cui hanno partecipato. Ecco, faccio tutti questi esempi semplicemente per dire che esistono delle manifestazioni dell'ipocrisia che io nel testo chiamo ipocrisia psicologica, nei confronti delle quali dobbiamo deporre in qualche modo le nostre autodifese immunitarie dal punto di vista culturale, perché il problema vero del nostro tempo, e su questo insisto in diversi passaggi, non sono le persone psicologicamente ipocrite che non manifestano tutto ciò che pensano e che sentono. Uno dei grandi problemi del nostro tempo, uno dei, lo ribadisco, grandi problemi del nostro tempo, è semmai la pretesa di una sorta di trasparenza permanente dei soggetti, che è quanto di più, diciamo così, ambiguo si possa pretendere, perché le persone che manifestano tutta la loro personalità emotiva, intellettuale, sono persone che evidentemente sono certe di avere ragione e non sentono alcun bisogno di sottoporre ad autocritica ciò che sentono, ciò che pensano e così via. Sono queste parole, mi scusi se la interrompo, però questo è un argomento importantissimo nella Amazzone. Quelle persone a cui li faceva riferimento sono le persone portatrici di valori, no?
quando queste persone le sentiamo anche nei dibattiti, le leggiamo sui giornali, sono portatori di valori a parole. E qui viene in soccorso quello che lei, se non sbaglio, ha citato all'apertura di un capitolo, il filosofo Maurice Merleau-Ponty, no? Che asseriva che non basta essere una persona con dei valori, bisogna portare, se si crede a quel valore, bisogna portare quel valore nella realtà storica, come fatto storico, quindi bisogna darsi da fare, no? E altrimenti si diventa ipocriti se sbandieriamo solamente i valori e poi non si fa nulla. Cosa ne pensa? Certo. Allora, qui entriamo nel campo non più dell'ipocrisia psicologica, che diciamo appartiene a tutti noi nel momento in cui mascheriamo delle componenti della nostra personalità, semplicemente perché abbiamo un minimo di capacità autocritica, dubitiamo di noi stessi e frapponiamo dei filtri nelle relazioni con gli altri. Qui entriamo nel campo dell'ipocrisia morale, che non ha a che fare con il mascheramento, l'occultamento di alcune componenti della nostra personalità, ma ha a che fare proprio con l'incoerenza dissimulata. Che cos'è l'incoerenza dissimulata? È l'incoerenza di coloro, ad esempio, che predicano bene e razzolano male. È quello che io chiamo moralismo incoerente. L'ipocrisia morale ha a che fare con coloro che usano due pesi e due misure, quello che io chiamo nel saggio opportunismo autoindulgente. Ha a che fare l'ipocrisia morale con la pratica di valori diversi da quelli predicati, è quello che io chiamo moralismo contraddittorio, dove non ci si limita semplicemente a praticare altro da quello che si predica, ma si pratica l'esatto contrario di ciò che si predica. Oppure pensiamo a un altro esempio di ipocrisia morale che io chiamo biasimo paranoico, che è tipico di coloro che compiono le azioni che sono soliti condannare quando a compierle sono gli altri. Oppure ancora il moralismo antipocrita di coloro che pretendono di mettere al bando ogni forma di ipocrisia, compresa quella psicologica. E qui il pensiero torna di nuovo al misantropo di Molière, ad Alceste, che è un moralista antipocrita perché pretende l'assoluta trasparenza da qualunque persona lo circondi, un'assoluta coerenza, poi il primo a innamorarsi, a invaghirsi di una donna che incarna tutti i vizi della società che è solito contestare. Ecco, opportunismo autoindulgente, moralismo incoerente, moralismo contraddittorio, biasimo paranoico, moralismo antipocrita, sono tutte forme di ipocrisia morale dove i valori sono semplicemente predicati in maniera diretta oppure indiretta, nel senso che contestiamo le azioni degli altri, però non sono praticati dai soggetti che in qualche modo li rivendicano. Ecco, è un tema che ovviamente dovrebbe entrare, diciamo, nel raggio degli interessi di coloro che soprattutto hanno a cuore i valori democratici di uguale libertà nelle democrazie contemporanee. Lo stiamo vedendo, mi scusi se le interrompo, ma lo stiamo vedendo, per esempio, proprio in questi giorni, no? Sbandieriamo dei valori e poi vediamo che i valori della democrazia, no? E la democrazia diventa poi un ordigno, molto pericoloso a volte, se consegnato nelle mani dei nemici. Lo vediamo in Afghanistan, no? I nemici sono veramente irriducibili. E quindi come possiamo uscire da questa ipocrisia, Leonard Mazzone? Ecco, appena citato un esempio che torna anche nell'esordio del testo, cioè le guerre dichiarate in nome della pace, dell'esportazione della democrazia, ma pensiamo anche all'accanimento fiscale o alla deregolamentazione del mercato del lavoro in nome dell'equità. Sono esempi, e non ho paura di citare casi anche molto concreti. Pensiamo alla cancellazione dell'articolo 18, l'ultima salvaguardia giuridica contro la mercificazione del lavoro in Italia, che è stata promossa dal governo Renzi, dal Jobs Act,
renziano, fu compiuta in nome non certo degli interessi della libertà di impresa semplicemente, ma fu esplicitamente rivendicata e giustificata in nome degli interessi di coloro che erano meno tutelati. L'unica alternativa a queste forme di ipocrisia democratica che chiamo in questo modo perché qui non si sta parlando semplicemente di forme di ipocrisia morale che possono ricorrere tra amici, conoscenti, no. In questo caso a ricorrere a una forma specifica, politica, democraticamente connotata di ipocrisia sono attori istituzionali che beneficiano di determinate asimmetrie di potere e che per difendere le loro decisioni, per immunizzare se stessi, i loro ruoli di potere o le istituzioni che rappresentano dalle rivendicazioni egualitarie dei cittadini, strumentalizzano i valori democratici di uguale libertà. Ecco, l'alternativa di fronte a queste manifestazioni che, attenzione, rischiano di portarci e di assecondare ulteriormente derive preoccupanti come l'apatia o quello che ho chiamato cinismo autoritario, cioè rischiano o di farci diventare indifferenti nei confronti di certi valori, perché sono talmente pronunciati, rivendicati, ostentati e poi svuotati del loro significato che ovviamente una reazione di distacco è il minimo che ci si possa aspettare. Oppure peggio, le manifestazioni di ipocrisia democratica possono assecondare, alimentare il bisogno di attori politici autentici che dicono quello che pensano, che ci fanno vedere quello che mangiano, quello che pensano, come si vestono, dietro le quinte, magari nel loro mura casalinghe, che ci rassicurano perché ci dicono davvero come sono. Ecco, sono due derive queste che sono incompatibili con qualsiasi forma e concezione della democrazia. Anche coloro che sostengono che la democrazia sia semplicemente un insieme di procedure difenderanno sempre l'idea che quelle procedure, non altre, possono essere chiamate democratiche perché salvaguardano il valore dell'eguaglianza politica. Ecco, se vogliamo riscoprire certi valori e non vogliamo semplicemente mettere una riga sopra e accontentarci che è l'unica alternativa all'ipocrisia democratica sia il cinismo spudorato dei politici, allora dobbiamo riscoprire l'autorevolezza di pratiche capaci di incarnare quei valori. Non c'è altra via, non c'è altra via se non quella di incarnare con l'autorevolezza delle proprie azioni, ma non individuali, perché qui non stiamo più parlando soltanto di morale. Se stiamo parlando di ipocrisia democratica, stiamo anche mettendo a tema la necessità di organizzare pratiche diffuse capaci di rendere autorevoli i valori di eguale libertà su cui si fondano le nostre democrazie. Questa penso sia l'alternativa di cui dovremmo farci carico. Ovviamente, lo ribadisco, non è la sola, perché esiste un'altra alternativa all'ipocrisia democratica che è il cinismo spudorato degli attori politici. Il bisogno diffuso di avere dei capi, dei leader, che magari non ci annoiano più, non ci ammorbano più, non ci illudono più di agire in nome dell'eguaglianza dei cittadini e che però sono più degni di attenzione proprio perché almeno sono sinceri. Ecco, questa è un'alternativa all'ipocrisia democratica, ma non penso né che sia l'unica né che sia preferibile. L'alternativa è quella di pratiche collettive in grado di incarnare nuovamente quei valori e possibilmente di raggiungere nuovamente una egemonia culturale diffusa in paesi che rischiano per arrivare a questo bisogna però di tirare la riga sì, sopra. Però per arrivare a questo nell'armazione ci vuole quella che lei definisce l'autorevolezza collettiva, cioè quello che lei ci ha fatto sentire poco fa a proposito della critica all'ipocrisia democratica. È una risposta che deve trovare un aspetto efficace a tutto quanto, e quindi l'aspetto efficace si trova nel comportamento all'altezza dei principi che ognuno deve avere, e quindi
ognuno si deve sentire responsabilizzato. Il famoso principio di responsabilità già degli antichi greci valeva allora come vale anche oggi, ed è un testo importante per capire il mondo presente, per sollevare domande più che per dare risposte, a creare anche il mondo di domani che passa attraverso questa parola ipocrisia. Storia e critica del più socievole dei vizi, l'Ortotes e la casa editrice. Leonard Mazzone è l'autore che è stato insieme con noi per raccontarlo. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Dunque, questa è una bella domanda, perché in realtà sono più di un libro che sto leggendo, perché le vacanze portano buoni consigli e soprattutto più tempo a disposizione. Allora, guardi, in questo momento li ho appena ritirati fuori, sono davanti a me Il lessico del potere di Pier Paolo Portinaro, Il problema del potere di Norberto Bobbio, perché continuo a lavorare su temi che ovviamente hanno strettamente a che vedere con la filosofia politica, che è la disciplina con cui lavoro, e quindi questi due sono i testi che mi sto portando dietro, sto leggendo, rileggendo, su cui sto prendendo appunti. C'è anche, accanto a me, un altro, Democrazia, di Stefano Petrucciani, di cui consiglio la lettura perché è una utilissima mappa concettuale su questo tema, che, come avrete capito, interseca frontalmente l'oggetto del testo di cui vi ho parlato questo pomeriggio. Democrazia di Stefano Petrucciani, lo ricordo, è pubblicato dalla casa editrice Einaudi. Intanto grazie davvero Leonardo Mazzone per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a voi per l'invito, è stato un vero piacere.